Abbiamo lasciato trascorrere il quarto d'ora accademico, possiamo cominciare. Benvenuti a tutti. Io vorrei subito dire, a nome di Vita Trentina Editrice, un grazie a chi ci ospita, a questo collegio arcivescovile, grazie al rettore Bruno Daves, che tra l'altro con questa presentazione pubblica possiamo dire che inaugura anche degli incontri così ad ampio raggio aperti alla città, e speriamo che sia di buon auspicio. Un benvenuto soprattutto ai due amici, colleghi che sono saliti da Roma, Luigi Accattoli e Ciro Fusco. Farei anche un applauso per riconoscenza. Volevano esserci di persona a quella che è, l'abbiamo chiamata un po' pomposamente, l'anteprima nazionale di questo libro, Fatti di Vangelo in pandemia, 72 storie italiane di morte e risurrezione nella stagione del Covid-19, edito da V-Trend, il marchio a diffusione nazionale della nostra casa editrice. È un momento che per noi non è soltanto la presentazione di un libro, ecco, non abbiamo come settimanale diocesano l'obiettivo commerciale di diventare la più nota casa editrice italiana, figurarsi, ci sarebbe da scherzare. A noi preme soprattutto l'operazione ecclesiale e culturale che la presentazione di un libro porta con sé, e vorremmo che anche questa sera e le altre presentazioni che faremo a richiesta siano in fondo un momento memoriale di confronto, magari anche sinodale, un momento memoriale di quello che abbiamo vissuto, convinti che appunto ci sia un grande bisogno di rispondere alla sollecitazione che, come si dice in questo libro, è arrivata da due voci, una laica ed una ecclesiale. Il presidente Mattarella, che ha detto non possiamo archiviare la vicenda della pandemia, e Papa Francesco, che ha invitato a riconoscere dentro questa tempesta questi semi di bene troviamo in questo libro. Quindi un momento memoriale che abbiamo voluto arricchire con delle voci. Oltre ai due autori, potevano bastare anche loro forse, in verità insieme alla redazione, allo staff delle edizioni, a Simone Berlanda e Marcello Predelli, abbiamo detto proviamo a far parlare anche queste pagine con alcuni dei protagonisti. Tre li abbiamo qui, poi li presenterò con più calma: l'amministratore di ISA Giorgio Franceschi, il biblista Don Piero Rattin e il docente universitario Andrea Zanotti. Però nel libro non ci sono solo i guariti come loro tre, ce ne sono altri due che oggi non hanno potuto venire, poi li citerò, non sono potuti venire, poi li citerò, e ci sono soprattutto anche storie di operatori sanitari, medici e infermieri, e ci sono anche storie di chi non ce l'ha fatta. Ecco, la presenza della dottoressa Lucia Pilati, che all'interno dell'azienda sanitaria aveva questo ruolo molto delicato di fare da ponte tra la terapia intensiva e i familiari, anche nelle fasi molto delicate della comunicazione di un aggravamento della situazione o di un decesso, rappresenta anche questi due filoni dell'indagine di Accattoli e di Fusco. Vorrei anche dire un grazie a voi che siete venuti questa sera. Credo che ognuno di voi abbia toccato con mano il ricordo e le parole di chi è uscito dalla pandemia, ma abbia anche qualche storia di dolore, di lutto, di parenti o di conoscenti che appunto sono morti, e soprattutto abbiano vissuto l'esperienza del lutto. Anche il nostro arcivescovo Monsignor Lauro Tisi è stato molto attento a fare questa memoria del bene e anche del lutto. Pensate che ha visitato tutte le comunità dei sacerdoti e anche di tanti laici defunti. Don Lauro avrebbe voluto essere qui stasera, mi ha raccomandato di portare il saluto, è in Val di Non per ricordare la figura di Monsignor Celestino Ecker, e in sua vece però abbiamo il vicario generale, che ringrazio molto, Don Marco Saiani, che ci saluterà alla fine. Don Marco, che fra l'altro è qui anche come presidente della nostra casa editrice, cooperativa editrice Vita Trentina.
Quest'anno è un anno per noi importante perché con questo incontro diamo anche avvio al nostro 95esimo. Il 23 dicembre noi faremo 95 anni, li festeggeremo probabilmente insieme al coro della SOSAT e guardo Andrea Zanotti, e quindi ci sarà modo di festeggiare. Però già questo per noi è essere fedeli a questa tradizione ricchissima, fedeli eredi. E nel primo editoriale che ogni tanto vado a rileggermi di Monsignor Giulio De Lugan c'è questo sentire come ecclesia, essere solidali con la propria chiesa e con la propria comunità. Ecco, questo incontro va in questa direzione. Bene, adesso allora cominciamo il nostro ascolto. Ciro Fusco e Luigi Accattoli sono un tandem molto affiatato, insieme hanno fatto questo giro d'Italia a tappe appunto forzate nei vari luoghi dove si è sofferto ma anche dove si è sperato, e ce ne hanno dato una sintesi molto attenta da ottimi cronisti molto puntuali come sono. 500 i contatti, solo 72 le storie che poi hanno selezionato, con degli obiettivi molto chiari che adesso ci illustreranno. Io allora do subito la parola a Luigi, per motivi alfabetici, non di anzianità. Luigi, che è amico dei trentini, è stato più volte qui, torna sempre volentieri a Trento, se posso svelare nel pomeriggio assostato in preghiera davanti al Duomo, come fa ogni volta davanti a San Vigilio, come fa ogni volta che arriva a Trento. Gli siamo debitori del lavoro che sta facendo con il suo blog, e da cui è originato questa ricerca, dei libri che ci ha consegnato, per noi colleghi anche per la testimonianza che ha dato in testate laiche come Repubblica, di cui è stato vaticanista, e poi del Corriere della Sera, per il quale ancora firma degli importanti commenti. Grazie Luigi, a te la parola, e tutti sanno anche che anche tu sei passato dalla tribolazione del Covid. Buonasera e grazie dell'invito, grazie di questa presentazione. Siccome siamo tanti a parlare, bisogna essere brevi. Non dirò nulla delle categorie, delle tipologie di storie che abbiamo raccolto, perché verranno citate, richiamate anche dagli altri. Ci sono quelli che sono morti, ci sono quelli che sono guariti, ci sono quelli che hanno aiutato, che sono andati in aiuto dei malati e delle famiglie dei malati. Va bene, mi propongo di rispondere a questa domanda: quando è che una storia di pandemia diventa un fatto di Vangelo? Questo è il punto a cui mi appunto per 10 minuti. Fatti di Vangelo è un'espressione che ho inventato io alcuni anni fa per indicare testimonianze di vita cristiana nella società di oggi. Come ci sono parole di Vangelo, così ci sono fatti di Vangelo. Quando cioè si tenta di dare esecuzione a un comando evangelico, beati i poveri. Il fatto di Vangelo è quando un povero si attiva per l'aiuto ad altri poveri, poniamo. In questo caso ci sono fatti di Vangelo nelle storie di pandemia? A mio parere ce ne sono molte, e quindi abbiamo iniziato questa ricerca fin dall'inizio della pandemia. Poi abbiamo trovato il Papa Francesco che nella Fratelli Tutti, al paragrafo 54, dice che lo Spirito continua a seminare semi di bene. Diego citava questo. Anche in questo momento difficile nell'umanità di oggi, io direi che se ne sono manifestati tantissimi, e abbiamo voluto dare una mano a raccoglierli, a farne memoria. Come abbiamo scelto le storie? Quando è che una di queste storie è un fatto di Vangelo? Tre circostanze, secondo me, sono dominanti nel criterio di scelta che abbiamo seguito. Il primo è che segnali un riscatto
atto dell'umano, poi spiego meglio. Il secondo è che aiuti a sperare, una storia che aiuti alla speranza, e si potrebbe dire anche alla fede in chiave cristiana, ma la speranza può valere per tutti. Quando, terzo criterio, invita a rivolgere uno sguardo di benedizione sulle persone tribolate o in soccorso dei tribolati. E anche questo provo a spiegarlo. Sguardo di benedizione è una mia formula, per essere breve. Papa Francesco, in una circostanza precedente alla pandemia, che ha detto parole che si possono applicare alla pandemia, cioè esercitare uno sguardo contemplativo sulla vita delle persone. Lo chiamo sguardo di benedizione. Allora, per il primo punto, storie che segnalino un riscatto dell'umano, ne cito una, quella che nel libro ha il numero 66, di un certo William Armati di Bergamo. È un postino, in pensione, il suo Covid è terribile, resta in ospedale 10 mesi, va in coma, prima in terapia intensiva, poi in coma, ha il diabete, ci sono complicazioni, devono amputargli una gamba. Esce da questa tragica vicenda pieno di vita, in fortissima scommessa sulla vita, e dice: combattete, resistete, risollevatevi ai malati, non cedete, se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. Ed ha queste parole: io, grazie a Dio, mi manca solo una gamba. Dice ad altri, sono morti, altri hanno perso la memoria, altri hanno problemi cognitivi, a me è successo quasi niente, 10 mesi, il coma, la gamba amputata. Ecco, questo è il riscatto dell'umano. Noi abbiamo trovato storie di incredibile coraggio. La pandemia ha rivelato che l'uomo è una meraviglia di coraggio. Non faccio altri esempi. L'apporto di speranza. C'è una storia, la 42, dove una ragazza di 22 anni, Michela Fanti, infermiera appena laureata, si offre volontaria in un reparto Covid e dice che ha imparato la familiarità con gli anziani, si è sentita onorata di poter servire le persone anziane di cui doveva prendersi cura. Questo è un apporto di speranza enorme. Se pensiamo a come siamo critici e anche demotivati, drammatizziamo la rottura di rapporto tra le generazioni, i dubbi sui giovani di oggi. Io ho 5 figli, ho nipoti, e sono sempre contro quelli che si abbattono su questo argomento. Ho una grande fiducia nei giovani di oggi, ma so che è un cavallo di battaglia di tutti i media, di tutti i talk show, i social, che la gioventù di oggi è un disastro. Abbiamo visto in questa tragedia giovani che si occupavano degli anziani. La grande maggioranza dei medici e degli infermieri dei reparti Covid erano giovani e giovanissimi. E anche io ho avuto questa esperienza personale nei miei 17 giorni del mio ricovero. Erano tutti più giovani di me quelli che si occupavano di me, questo era facile perché io sono vecchio, ma erano anche più giovani degli altri ricoverati, che erano più giovani di me nella stessa stanza. Questo è un apporto di speranza. Ultimo punto che volevo trattare era lo sguardo di benedizione.
La storia è quella di Lella Noce, al numero 65 del volume. È una madre di famiglia, ha tre figli, ha il marito in malattia, che combatte con il respiro nella sua stanza isolato perché non deve trasmettere la malattia ai familiari. I ragazzi devono collegarsi in DAD perché c'è il lockdown, e lei deve, è maestra e deve fare la DAD con i suoi piccoli alunni. Questa situazione di famiglia che va avanti per 3 mesi, comprende la Quaresima e la Pasqua, crea una situazione familiare di grande stress. Non c'è tempo per pregare, dice, io non pregavo durante questa Quaresima. Ma questa è una storia che abbiamo raccolto noi origine, insomma, non l'abbiamo ripresa da altri media, ma l'abbiamo raccolta noi. A me questa storia ricordava la mia situazione. Quando io alla sera chiamavo mia moglie, avevo perso la voce, quindi parlavo, dicevo poche parole, le mandavo dei messaggi scritti, poi la salutavo a voce gracchiante, e lei le davo la mia benedizione serale, neanche sapendo se il giorno dopo avrei potuto chiamarla, e lei mi dava la sua benedizione e insieme mandavamo la benedizione ai figli e ai nipoti. Ecco, questo sguardo di benedizione, dove era possibile, era anche un dono di questa stagione strana. E abbiamo cercato storie dove si individuava, non in questa forma da praticanti dichiarati, ma in ogni forma possibile, anche del tutto laica, vedere in positivo i drammi degli altri, il dramma del rischio della morte e la terapia intensiva, i momenti di grande dramma familiare che si sono vissuti. E tantissime delle nostre 72 storie segnalano questo. Il positivo si è manifestato in maniera molto forte. Pensate ai 363 medici che sono morti per assistere i malati, agli 88 infermieri, ai tanti operatori sanitari che sono morti nel lavoro. Alcuni di questi erano volontari, erano già andati in pensione, potevano non essere nel reparto Covid, ci sono tornati. Queste sono meraviglie, questi sono martiri, questi sono grandi fatti di Vangelo. Insieme a quelli minori testimoniano una stagione che ha segno di Apocalisse, segno escatologico. Mai era successa all'umanità una vicenda come questa. Pandemie sempre, ma che una pandemia toccasse tutto il mondo e se ne avesse contemporanea sfida in tutte le culture, in tutte le nazioni, questo non era successo mai. Allora, dalla messa di oggi, cui ho assistito in Duomo, come diceva Guido, che sa tutto, allora c'era il Vangelo, discorso escatologico nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, era nella liturgia di oggi, e c'erano le parole: quando succederanno queste cose, erano segni apocalittici, questi secondo me che viviamo oggi sono segni apocalittici, risollevatevi e levate il capo. Questa è una delle parole più belle di Gesù nei Vangeli. Risollevatevi e levate il capo, perché l'ora della vostra liberazione è vicina. Grazie. Grazie Luigi. Ora sentiamo Ciro Fusco. Per chi non lo conosce, possiamo dire che è un altro collega, esperto in comunicazione religiosa, amico di Luigi, stretto collaboratore. Insieme hanno scritto libro molto interessante che si intitola C'era un vecchio gesuita furbacchione, potete immaginare chi è. Da Luigi abbiamo sentito il perché del libro, un po' anche del come.
Ciro ci dirà qualcosa di più del come e anche degli esiti di questa loro indagine. Buonasera a tutti, io intanto sono contento di essere qua questa sera per questa anteprima nazionale e ringrazio veramente dal cuore la casa editrice, gli amici qui di Trento per averci invitato e soprattutto perché hanno creduto, quando ne parlammo a gennaio, a una cosa che nasce come testimonianza per la memoria. Concluderò dopo con una citazione proprio che ho trovato recentemente di Papa Francesco proprio sulla memoria. E ringrazio ovviamente anche Luigi, io insomma sono a questa seconda esperienza, lo ringrazio perché dico sempre che insomma mi chiede di fargli compagnia in queste escursioni e io insomma qui siamo in terra di montagne, quindi lo seguo volentieri e anche perché imparo molto da lui, dal metodo di lavoro ed è un continuo scambio. Questo lui ha spiegato perché come fa un episodio a diventare fatto di Vangelo. Io dico che lui è un maestro di fatti di Vangelo perché ha già al suo attivo 3 pubblicazioni e Diego l'ha ricordato. Questo è un po' uno spin-off, l'abbiamo chiamato Fatti di Vangelo in pandemia, perché abbiamo condiviso subito, abbiamo notato che, Diego l'ha anche sottolineato, che c'è stata una particolare sensibilità anche dei media a capire che questo era un tempo diverso, era un tempo nuovo ed era, come dice anche Papa Francesco, un cambiamento d'epoca, cioè chi ha avuto il Covid, chi non l'ha avuto, tutti abbiamo avuto la sensazione che qualche cosa che incideva sulle nostre vite e allora abbiamo incominciato a raccogliere e Gigi le ha pubblicate poi sul sito e sono tuttora in corso. Noi abbiamo sempre pensato che il volume dovesse avere un centinaio di storie, poi siamo scesi perché molte avevano cose di somiglianza e quindi potevano essere riscontrate qua e là e siamo arrivati a 70. Poi ne abbiamo trovate 2 che, perché viviamo una realtà che è ancora in corso e quindi tu citavi prima un libro che non conoscevamo quindi, e siamo arrivati a 72. E continuano a raccogliere, siamo adesso a 90, non so se poi ci sarà un'altra pubblicazione, però lo spirito era proprio questo, cioè quello di bloccare queste cose perché c'era questa esigenza che non andassero disperse. Già adesso si nota perché poi la stagione del virus è stata diversa, non viviamo quest'anno le cose che vivevamo l'anno scorso, adesso siamo alle prese con la vaccinazione, siamo alle prese con il long covid e dopo loro magari ci diranno, però avevamo questa esigenza di fissare e difatti le 72 storie sono uno spaccato di questa varietà che noi abbiamo incontrato. Noi abbiamo messo a punto un piccolo metodo di lavoro, io raccoglievo giorno per giorno perché era veramente a volte una sovrabbondanza e segnalavo tutto per tempo a Luigi con un report e alla fine quando ho contato, perché i giornalisti amano i numeri, quindi le ho contate una per una, mi sono accorto che erano 500, lui ne aveva altre di sua, insomma siamo arrivati quasi al migliaio di segnalazioni. Da qui è stato, non dico difficile, però è stato veramente un esercizio di ragionamento per scendere alle 72, però l'abbiamo fatto in considerazione della varietà delle storie che abbiamo incontrato, delle esperienze e di quello che ha detto lui, cioè quel messaggio in bottiglia che ci veniva in primo luogo da chi non c'era più e che ha parlato molto spesso non con parole ma con gesti, con segni. Io mi sono commosso, così come, permettetemi, adesso che vedo loro, io incontro degli amici, dei compagni di strada, perché quei nomi, il professor Zanotti, Franceschi, Don Pietro, erano un indice e da domenica, da settembre, quando abbiamo incontrato il primo, Marco Perillo, e poi domenica scorsa Don Valerio, e poi loro 3. Ecco, è come quando uno vede, da un elenco vede delle persone, ma io sapevo che quelle non erano numeri, erano storie, erano persone, che noi abbiamo
diciamo, raccolto, loro hanno raccontato ad altri queste cose, noi abbiamo pochi contributi, diciamo, originali, però ci sono diventati familiari, io ormai conoscevo tutto di loro, e si è creata anche questa empatia, simpatia fra noi che non li conoscevamo e loro che raccontavano quello che avevano passato. C'è una varietà di professioni, abbiamo il manager, abbiamo il biblista, abbiamo il docente, abbiamo per esempio le coppie, un altro capitolo interessante sono state le coppie, lui si ammala, lei si ammala, lui muore, lei lo segue. Questa era una cosa che per esempio era un fatto di Vangelo che Accatto aveva già notato, cioè l'amore che va insieme incontro alla morte, che è permeato dalla morte e che supera anche la morte, e lo abbiamo visto anche nelle storie di pandemia, le abbiamo raccontate, abbiamo visto questa distanza che c'era, abbiamo visto le professioni, come dicevo, abbiamo visto le età, e non c'è un'età media del Covid, abbiamo avuto chi è morto in giovane età e abbiamo avuto i centenari. Io sono rimasto molto colpito, lo dico sempre, da questa figura di una donna di Trieste, sconosciuta e più, non ci è arrivato un racconto da una sua amica che noi abbiamo riportato integralmente, perché qual era il fatto di Vangelo? Era quello di stare in una residenza sanitaria assistenziale, di occuparsi degli altri, di aspettare il vaccino, di insomma abbracciare questa vita che fuggiva, e abbiamo riportato questa cosa proprio anche come omaggio alle tante persone anziane che abbiamo visto andare via senza nemmeno il conforto del saluto. Ecco, questa è l'altra cosa per esempio che abbiamo notato, l'andare via da questo mondo privati di una cosa che insomma risale all'antica Grecia, cioè il conforto del saluto religioso. Questa è una cosa che ha pesato molto e molti lo dicono questo, noi l'abbiamo riportato. E sono questi appunto i tre filoni che abbiamo riportato: il messaggio di chi non c'è più, il riscatto o comunque l'altro messaggio di chi ha superato e vuole consegnare qualcosa agli altri, e poi ne abbiamo individuato, e poi il volontariato. Ma accanto al volontariato abbiamo visto un quarto filone, cioè quelli che facevano attività di volontariato già presenti, ma che nella pandemia hanno avuto un valore aggiunto. Cioè i giovani che aiutavano gli anziani a disbrigare le pratiche con l'informatica è stata qualche cosa che nella pandemia è stato vitale. Non è stato un semplice aiuto, per molti è stato veramente fondamentale, e noi abbiamo voluto rimarcarlo, anche perché erano attività che andavano anche a confrontarsi con un rischio concreto. Adesso giriamo tutti con le mascherine, ma io mi ricordo che le mascherine non si trovavano, non avevamo questa disponibilità di mezzi, quindi era anche un po' rischioso, eppure molti l'hanno fatto. E poi soprattutto nel libro trovate, diciamo così, la varietà di questioni che sono state poste. Io per esempio mi sono segnato, ma qui c'è Franceschi che pone, molti si sono chiesti, lui se l'è chiesto, che mondo sarà dopo questa esperienza. Ha iniziato il Papa, no? Quando ha detto c'è soltanto una cosa negativa, più negativa della crisi, sprecare la crisi, cioè non cambiare. Lui si è fatto una domanda, dopo magari gli chiederò, ecco, se ha dato una risposta a questo interrogativo che noi portiamo, perché ovviamente il libro riflette quella stagione intera del 2020 e parte del 2021. Voglio concludere con la citazione che vi dicevo, che è di qualche giorno fa e l'ha fatta il Papa all'Università Cattolica. Nella fretta di oggi, tra mille corse e continui affanni, stiamo perdendo la capacità di commuoverci e di provare compassione, perché stiamo smarrendo questo ritorno al cuore, cioè il ricordo, la memoria, il ritorno al cuore. Senza memoria si perdono le radici e senza radici non si cresce. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, risollevato. Io vorrei rinnovare oggi, il Papa era stato ricoverato a luglio al Gemelli,
il mio grazie per le cure e l'affetto che ho ricevuto qui. Credo, e qui lo sottolineo, che in questo tempo di pandemia ci faccia bene fare memoria anche dei periodi più sofferti, non per intristirci, ma per non dimenticare e per orientarci nelle scelte alla luce di un passato molto recente. Vi ringrazio. Grazie. Grazie davvero a Ciro, poi chiederò a te e a Luigi di riprendere in sintesi quanto ora ci viene detto dai nostri testimoni trentini. Ecco, nel libro ci sono altre due storie, quella di Renzo Del Pero di Vermiglio, infermiere insieme alla moglie Laura, e quella di Giacomo Radoani, libraio, storie che sono state raccolte dalla nostra redazione poi rielaborate. Le due persone non possono essere qui oggi, però hanno detto di salutare gli autori, speriamo di ci sia una prossima occasione. E poi un altro trentino citato, che pure non può essere presente, è Don Lino Zattelli, la cui storia è riportata per intero nel blog di Luigi Accattoli e è però citata nel libro. A proposito di saluti, mi premeva anche ricordare che l'azienda sanitaria si è fatta presente, oltre dopo l'invito alla dottoressa Pilati, abbiamo avuto anche il messaggio del dirigente dottor Ferro, che dice che questa iniziativa di questa sera è davvero meritevole, e anche l'assessore alla salute Stefania Segnana non può essere presente, però manda il suo saluto, e a rappresentarla c'è anche il consigliere provinciale David Moranduzzo, che ringrazia qui in prima fila. Ecco, allora cominciamo da Giorgio Franceschi, manager nel settore della finanza, padre di 4 figli, uno dei primi che anche ha accettato di raccontare la sua storia. Siamo qui per qualche suo ricordo e c'è anche una risposta attesa da Fusco. Grazie e buonasera a tutti. Beh, i ricordi, quando tutte le volte che ricordo questa esperienza, devo dire che insomma la commozione sale, perché in quei momenti si passano, si vivono emozioni veramente forti, però emozioni che sono state superate, emozioni che comunque è anche piacevole ricordare per la parte positiva, e anche dei bei ricordi. Però io sono appunto un uomo di numeri, poi io ho fatto il tampone di venerdì 13, sono stato ricoverato il 17 e ho detto beh, qui il mio destino è segnato. Poi invece dopo le cose sono andate bene, non sono superstizioso come capite, quindi. Però ecco, ho fatto anch'io 12 giorni in ospedale, erano istanze diverse, su piani diversi, ma dicevano c'è anche Don Ratin, quindi. Quindi però l'esperienza è quello che dicevo poi a Diego quando mi ha fatto un po' di domande al mio ritorno, è quello che secondo almeno la mia esperienza personale è che tutti quanti abbiamo capito le nostre fragilità, ma non solo quelle umane, ma anche quelle di forse anche un mondo, comunque un contesto economico, un contesto sociale che insomma che forse non si incamminava, comunque aveva un po' perso il senso del limite, aveva un po' perso il senso, io parlo proprio da operatore anche del mondo economico e finanziario, e quindi sembravamo, dicevo Diego, a volte ci sentivamo invincibili, c'era sempre la crescita, lo sviluppo, forse ci siamo resi conto che ci sono delle fragilità che vanno affrontate, e quindi insomma su questo poi in qualche modo quando poi sono rientrato a lavorare e anche con i miei colleghi abbiamo voluto molto, noi già da un po', noi ovviamente siamo una realtà particolare che opera nel mondo della finanza, ma i nostri azionisti più importanti sono enti ecclesiastici, quindi il nostro è uno sforzo anche di riuscire a fare un'attività economica coerente anche con un sistema valoriale, non sempre facile, e però insomma ci stiamo provando, quindi da questo punto di vista e anche poi ascoltando anche e leggendo con molta attenzione anche le encicliche del Papa, il Papa stesso ci dice attenzione che questo sistema, questo mondo probabilmente non è proprio centrato sull'uomo e sulle sue necessità, quindi bisogna in qualche modo, cosa può fare un soggetto come me, un operatore in questo ambito?
già da un po' di tempo abbiamo dedicato la nostra attività a dire benissimo, ma cosa vuol dire fare un'economia, operare in modo sostenibile nell'economia? Cosa vuol dire la sostenibilità che adesso tutti evocano anche a Glasgow e anche in altri ambiti, anche al G20? Stiamo, il pianeta ha dei limiti, come l'uomo, ma anche il pianeta, quindi dobbiamo mettere in moto un'economia che possa. Quindi già da tempo avevamo collaborato anche con la Conferenza Episcopale Italiana per vedere che i loro investimenti, gli investimenti che la Conferenza Episcopale, la gestione dell'8 per 1000 banalmente, fosse fatta in modo che rispettasse tutta una serie di, una griglia di valori coerenti con la dottrina sociale della Chiesa. Quindi già lì avevamo messo in moto, ma dopo quello che è successo ci siamo veramente messi di impegno. Abbiamo messo in moto un'altra realtà, quindi abbiamo costituito una società per dare una mano alla Conferenza Episcopale Italiana a fare questa tipologia di attività, quindi c'è uno screening che oltre ai classici criteri di sostenibilità, quelli dei famosi obiettivi dell'ONU, i 17 obiettivi dell'ONU di ESG, dell'ambiente, sociale e la governance, rispecchiassero anche i principi della dottrina sociale della Chiesa. Quindi la Conferenza Episcopale è stata costituita una commissione che ha esaminato, che quindi ha approfondito tutti i temi, fatta da teologi, filosofi, uomini d'azienda, giornalisti, hanno preso un insieme di persone che hanno ragionato su questi temi. Ho avuto la fortuna di partecipare anch'io a questi approfondimenti e abbiamo poi creato una griglia, quindi credo l'anno scorso tutti gli investimenti della Conferenza Episcopale Italiana e comunque soggetti che fanno riferimento a me vengono in qualche modo vagliati da questa piccola realtà che è a Trento, che è basata a Trento e che dà una sorta di bollino, una sorta di certificazione che diciamo questi investimenti sono sostenibili e rispecchiano una determinata idea. È un tema ovviamente in divenire e questo ovviamente è un po' più facile farlo sulle società importanti, quelle grosse, quelle quotate, mentre noi sappiamo che il nostro paese è pieno di piccole e medie aziende e ci sono anche tanti imprenditori che vorrebbero anche avere così degli indirizzi, dei suggerimenti per fare attività il più possibile sostenibile, perché è gente anche che crede che il nostro sistema economico deve essere improntato su diversi criteri. E quindi qui abbiamo trovato una persona, un'imprenditrice bravissima, che aveva, guarda caso, anche qui messo in piedi una società, come si chiamano quelle di innovazione su Trento, che è 20 anni che si occupa di queste tematiche, chiamata dai ministeri, insegna all'Università Cattolica, è consulente, bravissima, che si occupa di sostenibilità, di come può fare il piccolo medio imprenditore a gestire la sua azienda in modo. Quindi siamo subito entrati in società e stiamo sviluppando questo tipo, perché alla fin fine dobbiamo creare anche dei modelli e dobbiamo aiutare anche il sistema economico, anche gli imprenditori, a trovare dei modelli che possano in qualche modo garantire o aiutare, garantire una parola grossa, ma che comunque possano aiutarli ad andare verso modelli che siano sostenibili, che non consumino l'ambiente, che siano rispettosi dei diritti, che siano modelli che in qualche modo possano anche andare veramente a fare il bene all'uomo e quindi con questa attenzione a una crescita che sia sana e sostenibile anche dal punto di vista economico. Quindi questo è stato un impegno, no? Anche dopo lo scossone che in qualche modo ho vissuto, per far sì che più possibile, perché tutti quanti adesso, e ho finito, parliamo di impatto sociale, ma come lo si misura questo impatto sociale? Ma chi è che ci dice, perché ci riempiamo tutte le bocca, la mia è un'attività green, è un'attività, ma chi misura queste cose? Ci stiamo occupando di misurare nel modo più rigoroso, scientifico e serio possibile questo tipo di attività, cercando di tenere conto di quali sono le indicazioni del Magistero della Chiesa. Grazie a Don Giorgio Franceschi anche di averci portato insomma questa motivazione rinnovata sul piano professionale, sociale ed economico. Ecco, magari mentre porgiamo l'altro microfono a Don Piero Rattin, per chi non lo conosce, biblista, rettore del santuario di Montagnaga di Pinè, e ci ha regalato anche su invito dell'arcivescovo un atto di affidamento a Maria che ha accompagnato in quelle settimane la preghiera dei trentini. Rettore del santuario di Pinè,
Anche perché è al santuario di Pinè che io ho preso il Covid. Era la prima domenica di marzo del 2020 ed era la domenica in cui tutte le chiese del Triveneto, del Veneto meglio, erano già chiuse. Quelle di Trento erano ancora aperte per quella domenica, l'hanno chiusa la settimana successiva. Sicché erano venuti a Pinè dei pellegrini, dei gruppi dal Vicentino per la messa, perché non c'era più messa in tutto il Veneto. Ed è stata quell'occasione probabilmente, anche perché poi una volta uscito dall'ospedale, superata la quarantena, mi ha telefonato, c'era stata un'intervista sull'Adige al sottoscritto, e mi ha telefonato un mio ex parrocchiano dicendomi c'ero anch'io quella domenica alla messa delle 10 e ho fatto anch'io il mio periodo d'ospedale di Covid. Allora dico, era proprio quello l'ambiente, insomma, a suo punto. Beh, a parte questo, da parte mia posso anzitutto ribadire quello che già è detto a mio riguardo nel libro presentato. Due sono le sensazioni che mi hanno accompagnato nella mia esperienza ospedaliera di contagiato da coronavirus. La prima è quella di un forzato ridimensionamento della mia vita normale, ordinaria, con l'azzeramento dei programmi in agenda, che non erano pochi, perché stava cominciando la Quaresima, che di solito è un periodo abbastanza impegnativo per noi preti, abitualmente. E questo mi ha dato una coscienza molto realistica, anche se sofferta, devo dire, di ciò che io sono veramente. Foglie secche, si dice nel libro, no? Cioè alla mercé di quel vento che è il contagio poi. Quindi questa è la prima sensazione. La seconda, a controbilanciare un po' l'amarezza della precedente, quella che tentava a fatica di farmi vedere una paradossale opportunità in quello che stavo sperimentando. Opportunità di condividere in un certo modo con altri un'avventura che, se non mi fosse capitata forzatamente, certamente non avrei mai scelto. Una sensazione questa della condivisione, chiamiamola così, che scaturisce per me da un dato ben preciso della rivelazione cristiana che mi ha sempre affascinato. Quello del Dio che si immerge in maniera tanto reale nelle situazioni umane, di cui era inesperto, da diventarne perfettamente esperto e competente. Io lo dico con un termine un po' moderni, ma sto riassumendo una citazione della lettera agli Ebrei. E allora mi chiedevo, e chi sono io per non doverli in qualche modo imitare? Ecco, non posso dire che la degenza in ospedale per me sia stata dura, pesante da sopportare. In fondo il mio sintomo predominante era una febbre piuttosto elevata, contro la quale dopo un po' di giorni ha funzionato un antibiotico che i sanitari definivano in dialetto trentino l'antibiotico spassadora. Ecco, non so se si può spiegare. Spassadora. E ha funzionato effettivamente. Ecco, direi che per me sono stati più fastidiosi i postumi del Covid che non la degenza in ospedale. E lo sono tuttora in un certo senso, anche se in misura più ridotta. Ecco, in quest'ultimo anno e mezzo che ne è seguito, devo dire che io ho accumulato una tale litania di esami clinici, quale non ho registrato in tutta la mia vita precedente, insomma.
postumi peraltro sopportabili, sia quasi, sia chiaro, dei quali sto cercando di non lamentarmi troppo. Mi veniva da lamentarvi quando mi recavo a qualche visita medica da qualche specialista che mi diceva: ah, ma questo non c'entra col Covid. Mi trattenevo sempre dal dire: ma che ne sa lei? Visto che i postumi sono così variegati, peggio del radicchio di Treviso. Ecco, non lo dicevo comunque. Postumi sopportabili, dei quali sto cercando di non lamentarmi troppo, non solo per rispetto di quelle molte persone alle quali è andata peggio, e io pensavo frequentemente anche per una connessione di categoria, diciamo, ai nostri cappuccini che sono stati flagellati qui a Trento. Pensavo a quegli anziani missionari del Pime in quella casa di riposo di Parma, credo che in 15 giorni 13 morti. Mi veniva in mente spesso questo, che diritto ho io di lamentarmi a sto punto, insomma, no? Ma anche perché lamentarmi è cosa che dà fastidio perfino a me stesso. Quanto sento che mi lamento, mi do fastidio a me stesso. Mi aiuta comunque, direi che mi provoca anche qualche riflessione di Papa Francesco che avete già citato, come quando dice ad esempio che niente quanto il crogiuolo di certa sofferenza fa passare da una conoscenza di Dio per sentito dire, e la mia lo era in buona parte, a una conoscenza esperienziale. Ed è appunto quel che può avvenire qui, che può avvenire una svolta, non perché i problemi scompaiano, ma perché la situazione che si vive, possibilmente con fede, diventa misteriosa occasione di trasformazione interiore. Qualche anno fa Vita Trentina aveva pubblicato un mio libretto dal titolo Invecchiare bene è un'arte. Ora, secondo Papa Francesco, anche il saper abitare le avversità senza troppo lamentarsi è un'arte. Un'arte. E così pure il saper attendere in silenzio. Però va coltivata quest'arte, perché non ci è connaturale, ovviamente. Cerco di farlo, anche se non sempre ci riesco, lo confesso. Se non altro perché quell'esclamazione che risuonava con enfasi all'inizio della pandemia, ricorderete: ah, dopo non sarà più come prima. Beh, bisognerà pure che qualcuno, seppure nel suo piccolo, si adoperi perché abbia qualche riscontro nella realtà. Quell'esclamazione è un obiettivo che mi ripresento ogni mattina, senza alcuna presunzione, ma anche senza cedere al pessimismo, però. Ecco, direi che questa in sintesi è la mia esperienza di Covid e di ciò che ne è seguito. Grazie. Grazie Don Piero. Andrea Zanotti. L'abbiamo presentato come docente di diritto canonico a Bologna, amico di Lucio Dalla e di Enzo Bosso, ma soprattutto presidente del nostro coro trentino della SOSAT. Andrea, mentre Giorgio Franceschi e Don Piero hanno vissuto la Quaresima e la Pasqua con il Signore, lui ha vissuto il Natale. Sì, diciamo, provo a dare qualche pennellata, perché l'esperienza è un'esperienza importante, diciamo, quindi ci sto dedicando un librettino che uscirà a breve, che si chiamerà Coronavirus l'assedio, perché scomponendo le parole in latino corona vuole anche dire assedio, mi sembrava un buon titolo. Delle sensazioni a flash. La prima, si pensa sempre, io per fortuna fin qui grandi problemi di, come dire, di salute non ne ho avuti. E poi c'è sempre la presunzione che le cose brutte che capitano in fondo agli altri, e quindi fai fatica a immaginare che possa capitare a te. E come molti qui
diciamo, questa sera si sono occupati di coronavirus come un oggetto da trattare giornalisticamente o scientificamente, gli effetti, le dimensioni sociali, scrivere degli articoli. Insomma, io ci avevo scritto nel tempo del primo lockdown, quando si cantava sui balconi, si diceva che tutto sarebbe andato bene, diciamo. Quindi quella prima fase io l'ho superata con un po' di acciacche, di danni da lockdown, ma niente di che. Io invece l'ho avuto nella seconda fase, nella seconda ondata, l'ho preso da mia moglie che lavora in quella fabbrica di germi che sono gli asili, e quindi lei l'ha avuto, io l'ho preso da lei. Pensavo di essermela cavata con un 37,2, 37,3 per un paio di giorni. Sono andato a fare il tampone, che sapevo sarebbe stato ovviamente positivo a quel punto. Al ritorno però, la sera di una domenica, quando sono andato a fare il tampone, la febbre è cominciata a salire moltissimo e non è più scesa dal 38,5. Quindi ho navigato per un po' di giorni tra il 38,5 e il 40 con questa sensazione di, con tre passaggi al pronto soccorso, rimandato a casa, perché si vede che i parametri, questa è un'altra cosa di cui bisognerebbe discutere in medicina, cosa mai si muove solo su dei parametri. Io la prima volta sono stato ascoltato, è stato al ricovero a Rovereto, quindi se i parametri della saturazione non sono ancora a livelli di guardia, probabilmente ti rimandano a casa. Ma con questa sensazione di avere qualcosa che non hai affatto risolto, ecco, di avere addosso qualcosa che non avevi certamente risolto, e soprattutto con queste idee sul ricovero in ospedale, con queste narrazioni nell'orecchio per cui persone partite fino a quel momento sane, partite con il Covid, poi a un certo punto hanno messo la maschera sempre per aiutarle, poi a un certo punto hanno messo il casco sempre per aiutarle, poi l'hanno intubata sempre per aiutarle, poi è successo che non c'era più niente da fare e sono morte. Allora uno entra e dice: vabbè, adesso vediamo cosa succede. Io sono stato portato via con un 81 di valore, diciamo, di saturazione, quindi boccheggiavo come un tonno, e mi hanno attaccato l'ossigeno in ambulanza. Ho capito che c'era un altro mondo, diciamo, che funzionava con l'ossigeno, e dopodiché dopo un paio di giorni mi hanno infilato la maschera. Io continuavo a guardare la saturazione, e la saturazione era 94, quindi dicevo: vabbè, tutto sommato ce la caviamo. Sono qui, dopo un paio di giorni è arrivato il primario, mi ha detto: ma lei respira bene, si sente bene? Ma insomma, dico sì, nei limiti, però dai, insomma, si tira avanti bene, non posso lamentarmi. Mi ha detto: sì, perché non funziona invece niente bene. E gli è stata la seconda doccia fredda, perché ero già arrivato alla maschera. E ho detto: scusi, perché non va bene? Perché lei dovrebbe fare 18-20 respiri al minuto e ne fa 42. Quindi non va per niente bene, la dobbiamo portare in rianimazione. E lì sei proprio nel girone dantesco che va in giù, perché sei passato dalla maschera, eccetera. Quindi, e infatti rianimazione voleva dire l'intubazione normalmente, che era una cosa che io temevo, ed ho terrorizzato dall'intubazione, perché sai quando comincia ma non sai quando finisce, se finisce, e poi soprattutto non sai quando ti svegli, perché è un coma indotto, come ti svegli, la memoria, le funzioni cerebrali, eccetera eccetera, la parola. E quindi io sono riuscito a evitare questo. Devo dire, esistono gli angeli custodi. Uno dei miei in carne ed ossa si chiama Stefano Nava, che è il primario di pneumologia a Bologna, al quale ho telefonato dicendo: Stefano, sono in queste condizioni, e lui mi ha detto: guarda, adesso cercherò di parlare con qualcuno dello staff lì. E in effetti sono riuscito a metterlo in contatto con il dottor Copetti, che saluto se è da qualche parte nel mondo, perché è stato il mio driver in quella situazione lì. Sono riuscito a farlo parlare in rianimazione col mio cellulare, mettendolo in contatto, quindi sono riuscito a evitare l'intubazione. Mi hanno messo un casco ad alta densità che per fortuna ha funzionato, quindi quello è stata la seconda fase. E lì c'è stata la fase, diciamo, più dura, perché era la fase nella quale per una settimana io sono stato in prognosi riservata. I medici telefonavano tutte le sere e tutti i giorni a mia moglie, e lì sono successe delle cose strane. Succedeva che ogni tanto
questa spossatezza che ti veniva addosso ti dava l'impressione di essere, come dire, sulla riva di un grande fiume, su un'ansia di un grande fiume, in fondo anche con questa voglia di dire, beh, insomma, ci andiamo dentro, ma nello stesso tempo con la paura e la sensazione netta che se entravi in quel fiume non ne saresti più uscito. E quindi l'istinto era, quando eri su quell'ansia di fiume, di dire via via, camminare, lontani, lontani, comincia a camminare. E io mi trovavo sempre, la cosa, un punto nodale, diciamo, di questo libretto che sto pubblicando, su una stessa stradina che al Bleggio collega due paesini, e dove incontravo delle persone, ho incontrato 5 persone, che, di cui conosco, di cui ricordo perfettamente le conversazioni, quindi non erano sogni sfocati, erano come adesso posso dire esattamente come erano vestiti, di che cosa abbiamo parlato, come li ho incontrati, eccetera. Ed erano tutte persone che non c'erano più, che alla fine della conversazione mi davano il loro perché io dovevo rimanere di qua. Qual era il motivo? Allora, i più vari. Mio padre che mi diceva, guarda che noi abbiamo una linea biologica lunga, io sono morto a 101 anni, quindi vorrei mica, come dire, rovinarla tu. Quindi tieni botta perché ne hai ancora un po'. Il mio maestro che diceva, guarda che non è come la sifilide dell'AIDS all'inizio, che sono le malattie degli intellettuali, tu hai una malattiaccia proprio nazionale popolare, vorrei mica morire di questo. E Lucio Dalle che mi diceva, io sono andato a finire a Montreux a morire, in Svizzera, dovevo morire probabilmente in Piazza Maggiore o in Via d'Azeglio a Bologna, i luoghi sono importanti, vorrei mica morire qua. L'ultimo che ho incontrato, l'amico S. Borso, ma l'ultimo che ho incontrato era una persona che voi certamente avete conosciuto, parlo con Luigi Accattoli e Fusco soprattutto, il professor Dalla Torre. Ordinario di ecclesiastico a Bologna prima, poi rettore della LUMSA, presidente del Tribunale Vaticano, del quale avevo scritto, appena finito di scrivere, una recensione al suo ultimo libro che si chiama Papi di Famiglia. E lui era ricoverato per Covid e io gli mandai questa recensione pensando, prima ancora che fosse pubblicata, pensando di fargli piacere, e ho ancora nel telefono il suo messaggio WhatsApp che mi dice, guarda Andrea, ti ringrazio moltissimo, non posso parlare, però volevo farti arrivare un messaggio, eccetera. E lui è uscito, diciamo, dalla rianimazione, ma nell'uscita dalla rianimazione è rimasto secco di un infarto, e io sono stato ricoverato 15 giorni dopo, quindi c'era questa contingenza, diciamo anche temporale, un po' curiosa, e che mi diceva, guarda, per quel che riguarda i canonisti, gli ecclesiasticisti ho già dato io, Bologna non può rimanere vedova due volte e quindi tu te la devi cavare per forza. Che cosa voleva dire questo? Probabilmente che il mio inconscio lavorava in maniera forsennata per stare attaccato alla vita, ma al di là delle spiegazioni psicanalitiche o mediche, gli effetti delle medicine, i farmaci, certo ci sta tutto, ma la verità vera è che siamo impastati di mistero e che non c'è tutta questa grande distanza tra la terra e il cielo, ma la terra e il cielo sono molto più vicino di quanti noi le facciamo, e noi siamo disabituati a pensare ad una circolarità, ad un rapporto, no? Perché ci guardiamo troppo la punta delle scarpe e troppo poco, non siamo più abituati a alzare gli occhi. Invece il cielo è una cosa importante a cui guardare, ed è una cosa che, dalla quale arrivano un sacco di cose importanti. Il tema del dopo, sì, per quel che mi riguarda devo dire che tanto è stato violento, diciamo, l'aggressione, l'attacco, eccetera, tanto è stato veloce il recupero. E dicevo agli amici prima qui che io non ho avuto particolari problemi fisici sul dopo, tolto una perdita di capelli, ma insomma, che sono ricresciuti, questo non mi pare un grande problema. Il problema del dopo è un altro, mi viene in mente il mio amico Pietro Bellasi, che aveva scritto un libro importante che si chiamava Il paesaggio mancante, e nel paesaggio mancante parlava dei reduci della guerra, quando finisce la guerra,
tornano a casa. Allora uno è stato a Maha Beach, ha visto il disastro di morti che succedeva lì, di disgrazie che succedeva lì, e può tornare a fare il postino nel Connecticut. Certo lo fa, ma dentro cosa succede? E allora c'è, in effetti, il lascito del Covid è un po' questo paesaggio mancante, cioè questa consapevolezza toccata con mano, non detta parole, ma toccata con mano, di essere per la caducità. C'è questa idea che ti abita un po' più a fondo, che sei fragile, che sei fatto per morire. E quindi questa non è più solo una cosa che ci si racconta in qualche discussione, questa è una cosa attraverso cui sei passato. Questo ti rende un po' più solo, probabilmente, perché è una consapevolezza importante che ti abita, che puoi comunicare a parole, ma che non sempre puoi, come dire, condividere empaticamente, è più difficile. E poi c'è un'ultima cosa, e su questo cito il libro e ringrazio gli autori e chi l'ha reso possibile, perché il tema dei volti che citava prima Fusco, cioè di far coincidere, no, quello che c'è scritto sulla carta e le facce, è importante. I numeri del Covid sono imponenti, anche se sono meno imponenti per fortuna della spagnola, e se noi non abbiamo più l'abitudine a pensare ai numeri, perché se pensiamo che nella battaglia della Marna in 2 ore nella mattina si sono ammazzati in 17.000 colpi di baionetta, voglio dire, non abbiamo più il senso della misura. Ma i grandi numeri in verità ci abituano a dimenticare, perché noi riusciamo a percepire, come dire, l'ordine di grandezza. 8 milioni di morti nella Shoah, 2 milioni di morti nella guerra civile della Tanzania, eccetera. Però alla fine, se ti muore il vicino di casa che avevi visto il giorno prima, tu non riesci a mangiare i maccheroni, ma se ti dicono 2 milioni di morti in Tanzania, ascolti, continui a mangiare i maccheroni. Cosa vuol dire? Che i grandi numeri da soli sono semplicemente la freddezza di un cimitero, non ci dicono niente. Ma se uno va a ingrandire la fotografia di un campo di concentramento, di un gulag, si cominciano a vedere le facce. Ognuno col suo problema, ognuno con la sua sofferenza, ognuno con un principio di individuazione che viene negato. Ecco, questo libro è importante perché riporta a galla le facce e li toglie da quel soldo, da quel, come dire, da quella freddezza marmorea del numero cimiteriale che ci parla in termini complessivi di una tragedia, ma che non tocca il dolore di ognuno. Quindi grazie. Grazie molte, grazie ad Andrea Zanotti. Ho visto Accattoli e Fusco che annuivano e penso che poi raccoglieranno molto di quanto è stato detto. 3 storie trentine, ma 3 storie tra loro molto diverse, come le 72 del libro. Ecco, in quel fiume, quei bordi, c'era la dottoressa Lucia Pilati, che ascoltiamo con molto interesse. Grazie agli autori di questo volume, ma io vorrei dire grazie soprattutto alle persone che hanno avuto la sensibilità e hanno avuto la forza di raccontarsi. 72 storie sono state messe nero su bianco, ma abbiamo sentito che in realtà le testimonianze e le persone che hanno deciso di condividere la loro esperienza sono state quasi 1 migliaio, proprio perché probabilmente raccontare la propria storia rende veramente reale quello che è successo a tutti quelli che hanno deciso di poter condividere. Io sono un rianimatore, uno di quelli che stavano dentro nel girone, mi spiace. Ero su un fronte diverso rispetto alla maggior parte delle esperienze che sono riportate nel libro. Io ero quella sana, quella che cerca di far guarire dalla malattia, quella considerata esperta, preparata, formata per lottare contro questo tipo di infezione nuova. Io sono quella esperta in comunicazione e quindi ho avuto assegnato il ruolo di comunicazione alle famiglie dei pazienti che erano ricoverati.
All'inizio per i medici era tutto misterioso, questa era una malattia nuova, una malattia di cui non si sapeva assolutamente niente, tutto era sconosciuto. Ha ragione Narratin quando dice: ma tu che ne sai? Perché probabilmente sul long covid sappiamo veramente ancora proprio poco. E anche noi eravamo spaventati. Poi un po' alla volta, molto lentamente, si è cominciato ad avere un po' di esperienza che è diventata preziosa. Si sono cominciate a leggere degli articoli, così tanto per dire, la primissima letteratura internazionale è italiana, Coeva di quella cinese che invece aveva già alcuni mesi di storia, ma i primi articoli, soprattutto sulla rianimazione, sono quasi tutti italiani. E si è cominciato a conoscerla questa malattia, ma nel frattempo sono cominciati ad arrivare i malati, tanti malati, tantissimi malati, un numero incredibile di malati. E per quel che riguarda me, si è trattato di avere a che fare con tantissime famiglie, un numero incredibile di parenti a cui dover parlare. E quindi io ho trovato una soluzione per me. Mi sono schermata sotto una campana e mi sono messa al riparo da ogni imprevisto. Ormai avevo cominciato a conoscere ogni cosa di questa malattia, di questi pazienti. Conoscevo i sintomi, conoscevo l'evoluzione, conoscevo i dolori, conoscevo la fatica che i pazienti stavano vivendo. E i malati erano tanti, erano decine, diventavano centinaia, e altrettante erano le famiglie. Ma famiglie specifiche, erano mogli, a cui mi preparavo a dire: per tuo marito non c'è più niente da fare. Erano figli ai quali dicevo: noi abbiamo finito gli strumenti e quindi non avremo più cure per tuo padre. Ma per fortuna qualche volta siamo riusciti a dire a un marito: beh, ogni giorno un po' meglio, vedrai che probabilmente presto tua moglie tornerà a casa. Sapevo tutto, ormai mi ero preparata per tutto, avevo imparato a gestire un colloquio particolare, che era il colloquio con le persone che vivevano più lutti in contemporanea, più difficoltà in contemporanea. Parlavo con delle famiglie che mi dicevano: sì dottoressa, intanto ieri c'era il funerale di papà, ma non siamo potuti andare perché il funerale era di un Covid. Noi siamo Covid positivi, siamo a casa e aspettiamo che lei ci telefoni per dirci come sta mio fratello, che è Covid positivo in una rianimazione di Trento. E poi avevo imparato l'altra cosa, a raccontare ai pazienti che ce la stavano facendo che invece a casa qualcun altro non ce l'aveva fatta, e quindi ci è toccato dire a dei figli: la mamma non ha avuto altrettanta fortuna, come ci è toccato di dire ad alcune mogli: tuo marito non c'è più, non ce l'ha fatta. Però ho letto alcuni giorni fa, io ho avuto la disponibilità del libro e ho letto alcune di queste testimonianze, e ho capito di aver capito ben poco quando mi ero preparata tutti i miei colloqui, quando avevo imparato a sapere tutto, e ho capito che sapevo molto meno di quanto non sapevo all'inizio. Vorrei raccontarvi che poi qualche persona ha avuto la possibilità di conoscerla, sia uomini e donne che ce l'hanno fatto, sia qualcuna delle loro famiglie. Ma pensando alla fine li ho conosciuti, forse non è corretto parlare della fine. Forse è difficile in questo momento pensare che tutto sommato i piccoli numeri che attualmente sono nelle rianimazioni possano restare fermi, siano destinati a non aumentare. In realtà quello che sta succedendo nell'est Europa, ma anche nel nord-est d'Italia, fanno pensare che forse non è fine la parola più corretta di cui parlare. È ovvio che non posso ricordare tutti i nomi e non ho nessuna intenzione di molestare
né chi è qua vicino sul palco con me né chi è giù in sala, con i nomi delle persone con cui ho avuto a che fare, nomi di persone che nelle pregresse ondate hanno sofferto per il Covid. Ve ne racconto alcuni perché sono io quando parlavo con i familiari avevo un rapporto molto intimo e tutte le persone venivano sempre chiamate per nome e molte di loro mi chiamavano per nome, mi chiedevano il nome e poi mi chiamavano per nome. E quindi Flavio, Sara, Pierandrea, Livio, Rosina, Maria Teresa, Andrea, Ingrid, pazienti con il volto segnato dalla malattia e dalla sofferenza, oppure parenti senza volto, parenti dei quali io avevo conosciuto soltanto la voce e parenti che avevano imparato a conoscere la mia voce e un po' alla volta, appena squillava il telefono, loro sapevano che quella era la mia voce e io sapevo chi aveva risposto al telefono. Poi per fortuna c'è stata una svolta, non siamo stati i primi ma siamo stati tra i primissimi a Trento a organizzare, a permettere il contatto tra i pazienti nelle rianimazioni e i familiari che erano a casa, ovviamente dopo che non avevano più problematiche di positività al Covid, e questo ha cambiato veramente parecchio la situazione, ha cambiato la storia dei pazienti, ha cambiato la storia dei parenti e forse ha cambiato anche la storia stessa della malattia. Quando i pazienti hanno raccontato la loro storia, hanno cambiato la loro ragione giuridica e sono diventate persone per noi. Quando la famiglia è venuta a raccontarci le cose, noi abbiamo capito che non erano un parente e una voce, ma erano il familiare di chi era con noi. In tante situazioni, qualcuna l'abbiamo qua davanti, quindi potete credere, tante situazioni è andata bene. Abbiamo potuto condividere con queste famiglie l'iter verso la speranza, verso la gioia, verso la possibilità, verso il senso della parola futuro. Anche se purtroppo siamo ed eravamo in quella fase consci che la malattia aveva allungato i tentacoli non soltanto su chi era stato colpito, sulla famiglia di chi era stato colpito, ma in tutta la società. E questa malattia ha fatto nascere circospezione, diffidenza, paura, sospetto nei confronti anche del prossimo, nei confronti dell'uomo, nei confronti del fisicamente vicino. Oggi un'arma forse c'è, un'arma, abbiamo sentito che forse questa è una pandemia diversa da tutte quelle che ci sono state nel passato. Beh, di sicuro per la prima volta un'epidemia, una pandemia ha una potenziale arma efficace che è il vaccino. Io non lo so, perché in questo momento è ancora molto difficile dare dei giudizi scientificamente certi. Spero che la possibilità di raggiungere delle percentuali elevate, ovviamente estremamente elevate, di vaccinati possa aiutare a ridurre la diffusione del virus, possa evitare il ripetersi di una situazione in cui i pronto soccorsi sono intasati e mandano via i pazienti con 80 di saturazione. Non mi farebbe piacere rivedere le situazioni in cui stanze di reparto vengono rabberciate velocemente per diventare delle rianimazioni posticce come rianimazioni da campo. Non so come sarà, non so se questa cosa sarà realisticamente possibile in Italia. In questi giorni forse la vedo ancora un pochino più lontana per alcuni paesi d'Europa, però mi pongo un po' la domanda per quel che riguarda invece il resto del mondo, i cosiddetti paesi poveri, ma i paesi poveri che sono in realtà la maggior parte dei paesi
Noi per alcune cose di salute ci confrontiamo con i paesi europei, e poi il nostro alter ego è normalmente il nord dell'America. Ma il mondo non è l'Europa, è il Nord America. Il mondo ha una percentuale di stati poveri estremamente importante. E allora mi chiedo come sarà il futuro, come sarà per l'Italia, dove la gente può scegliere di vaccinarsi, lo fa per se stessa ovviamente, lo fa per la propria famiglia e forse qualcuno lo fa anche per il bene della società. Poi c'è qualcuno invece che decide di non vaccinarsi, Novax per scelta o Novax per superficialità, ma qualcun altro invece non può scegliere di vaccinarsi, qualcun altro non ha l'opportunità di vaccinarsi. E allora io vorrei pensare agli stati, non alle persone, agli stati che decidono di proporre il vaccino per i propri concittadini, o agli stati che decidono di aiutare altri stati. Qualcuno magari lo farà perché è buono, qualcuno perché ha sete di giustizia, qualcuno perché crede che sia un modo corretto di porsi, e io sarei molto contenta se gli stati facessero così. Onestamente vi dico che mi accontenterei moltissimo di sapere che uno Stato ricco, uno Stato che ha la possibilità di avere i vaccini, decida di aiutare altri Stati e i cittadini di altri Stati per egoismo, per evitare per permettere di rallentare questo virus, per impedire a cittadini di altri Stati non vaccinati di continuare a portare in Europa, in America e nel mondo ricco un germe che ha creato, che si è insinuato nella società distruggendola come una piovra che è andata a infiltrarsi in tutte le strutture della società. Quindi qualunque roba sia, io auguro a tutti gli stati, per qualsiasi motivo, di portare avanti il vaccino per chiunque. Molte. Grazie di questa conclusione, anche che riprende i temi che poi troviamo anche nel libro, che non avevamo potuto affrontare finora. Grazie in lei anche a tanti medici trentini, infermieri e personale che si è battuto, e anche auguri per il suo lavoro. Non l'ho ricordato prima, è coordinatrice del settore donazioni e trapianti della nostra azienda sanitaria, un altro ambito importante. Chiederei adesso agli autori brevemente se possono replicare a quanto hanno sentito, ci sarebbero tante cose che li hanno tirati in ballo. Ah, si rovescia, va bene. No, io tante cose hanno risposto, cioè alle domande che avrei voluto fare hanno risposto, perché a Franceschi, appunto, che ci chiedeva che molte cose dovevano cambiare, lui ha indicato delle piste, anche se poi la domanda che gli sentirei di fare avranno peso, cioè è una scommessa che possiamo pensare che avrà una sua solidità, è la domanda, insomma, delle domande, però va bene, insomma, gliela ripropongo. Quello che diceva lei, poi, in effetti, come sarà il futuro, e quindi è la domanda che io faccio a loro tre, la faccio a Don Pietro, che ha dato una sua valutazione da biblista e si è interrogato sul rapporto dell'uomo con Dio, ma chiedo anche al pastore, lui è rettore di un santuario. Nel libro noi accenniamo alle difficoltà che la Chiesa ha registrato anche pastoralmente, allora volevo chiedergli se lui, come pastore, come guida di un santuario, pensa che queste difficoltà sono state recepite, e quale sarà poi una possibile risposta, con l'aiuto che ci viene prima di tutto dal Papa, ma anche dai Vescovi, e lo stesso al professore. Insomma, io nel libro non ne parliamo naturalmente perché riflette una prima fase, però la cosa poi che chiederei, ecco, loro sono testimoni di una cosa che molti negano. Allora, facendomi anche un po', diciamo,
come dire, parte degli amici che sono in sala e che vedono ogni giorno, cioè vedono il sabato, le piazze, le cose, sentono quelli che dicono ma no, è tutto così, cosa potrebbero dire? Ma non per, cioè non per dire io l'ho avuto e quindi ti dico questo, ma un argomento che possa andare oltre, che magari li convinca, perché alla fine noi, come per il vaccino, possiamo avere soltanto l'arma del convincimento. Ecco, se loro hanno qualche altro argomento che possono offrire a questi, alle persone che dicono di non credere, magari in buona fede, però. Luigi, adesso tocca a te. Direi anche una battuta sulla copertina. Allora, io sono fortemente tentato di dire che non dico niente perché si è fatto tardi. Allora cercherò di essere brevissimo. La copertina interpreta, non so se c'è il grafico qua, che no. Ma riferiremo però. Ecco, no, abbiamo molto apprezzato, Ciro Dio, la copertina, perché interpreta la speranza della risurrezione, della nuova vita, insomma la farfalla che esce dal bruco, il bruco che si fa farfalla, l'abbiamo anche accostata nella didascalia che la spiega a Dante, che cita, dimmi un po' la frase di Dante che ora non mi viene, c'è il centenario dantesco. Miseri lassi, noi siamo vermi nati a formar l'angelica farfalla. Questo, insomma, ci è molto piaciuto che venisse così interpretata con semplicità di immagine una idea profonda di umanità e di fede cristiana che Dante appunto mette in queste sue alte parole. Allora, siccome invece le mie parole saranno basse, do due spunti di esperienza ospedaliera con le quali in qualche modo reagisco a quanto è stato detto. Uno riguarda la presenza dominante dei giovani nel personale ospedaliero. Ora ho capito, perché ho studiato e interpellato medici, questo fenomeno che mi aveva molto colpito nei giorni della mia degenza. Tutti gli ospedali sono stati obbligati a realizzare un reparto Covid, e questa è stata una delle cose, diciamo, buone che ha fatto il governo, ne ha fatte anche altre. La politica, diciamo, di reazione governativa mi sembra sia stata buona, però questo è un terreno scivoloso, non ci entro. Questo aver creato dei reparti con un telegramma, dall'oggi al domani dovevano mettere in piedi, prendevano il reparto di pneumologia perché c'era l'ossigeno alle pareti, quello diventava un reparto Covid, ma non c'era il personale e gli esperti di polmone erano pochi, non bastavano per tutto questo. Allora pigliavano medici da tutti i reparti, due per ogni reparto, e li trasferivano al reparto Covid, perché bisogna, e anche infermieri, e non avevano nessuna preparazione. Quelli importanti, gli anziani maturi, si imboscavano, avevano argomenti per non andare, i giovani no, dovevano andare, per questo c'erano i giovani, quindi non era una cosa spontanea, facile, eccetera, erano, però l'hanno fatto molto bene. E questo, hanno risposto a questa esigenza, a questa necessità, con molta anche con molto coinvolgimento soggettivo. Ho visto delle cose molto belle.
Nella notte peggiore che io ho passato in ospedale, quando le crisi acute di respirazione, come erano definite nella cartella clinica, erano peggiori e io scoprivo che, come diceva il professore, che siamo fatti per morire, perché quando non avevo il fiato io pensavo, ecco, ora morirò, o quando morirò sarà più o meno questo che sto così abbiamo avuto delle impressioni simili che forse tutti ci accomuna. E avevo freddo, avevo un freddo incredibile, l'ossigeno non mi permetteva di dormire, stavo sveglio tutta la notte, fino a che mi hanno dato dei preparati per dormire, ma per una settimana non ho dormito mai. Allora ho suonato agli infermieri, l'unica volta che ho suonato, perché mi piaceva impegnarmi a sopportare, dico, ci sono quelli che stanno molto peggio di me, e va bene, viene l'infermiera, dico, io ho freddo, molto freddo, e allora lei mi ha portato una coperta, l'ha aggiustata, me l'ha messa addosso, così, eccetera, aveva nella visiera di plastica aveva la scritta Stefania, poteva avere l'età di una delle mie figlie, e mi ha dato un bacio in fronte, naturalmente dalla visiera, cioè non erano scafandrati come astronauti, non c'era contatto, avevano due guanti per ogni mano, ecco. Io in questo bacio ho visto la bravura dei giovani medici e dei giovani operatori nell'assistere gli anziani. Forse mi ha preso per il suo papà, forse io somigliavo al nonno, non lo so, insomma, qualche cosa del genere. L'altra cosa è più rapida ed è più ilare, cioè non è ilare, non è così drammatica. Veniva il cappellano tutto scafandrato anche lui con scritto Don Camillo, e va bene, e portava la comunione. Io ero tra quelli che chiedevano la comunione, quindi veniva da me. La caposala un giorno non lo ha fatto entrare perché c'era una situazione di emergenza, morivano persone perché il mio reparto era subintensivo, ma più avanti c'era il reparto intensivo, e quindi passavano le lettighe funerarie, ogni tanto le ho viste più volte dalla vetrata. E la caposala, molto molto brusca, come sono sempre le caposale, le hanno preso dalle suore, ora non sono più suore, ma hanno quel piglio là, l'hanno ereditato. Ha detto: lei non può entrare. E lui dice: come faccio? Chi dà le ostie, la comunione? Allora lui le aveva in mano, avvolte in garze, isolate l'una dall'altra per le ragioni mediche, e lei prende, fa così con la mano, le prende tutte dalla mano del cappellano e dice: le dà lui e le ha date a me, me le ha messe in mano, dice, perché lui sa come si fa. La caposala aveva visto che io, che l'unico che aveva il computer nella camera dove eravamo, aveva visto che io accendevo, mi sintonizzavo con l'Angelus del Papa e altri momenti liturgici, e tutti venivano intorno a me ad ascoltare, a seguire, anche gli atei, perché ce n'erano alcuni che dicevano: no, io la comunione non la posso fare perché non ci credo, però venivano lo stesso, perché lì bisognava anche passare il tempo. E allora la caposala aveva realizzato che io me ne intendevo un po', infatti era pure vero, e me la date così. Il mio parroco mi ha chiesto tante volte di fare il ministro straordinario dell'Eucaristia, perché io faccio del volontariato in parrocchia. Gli ho detto: ti coordino gli eventi culturali, ma l'Eucaristia no, io non sono degno, non voglio, non sono preparato, eccetera. La caposala mi ha fatto ministro straordinario dell'Eucaristia con una mossa sola. Ho finito.
Bene. Andiamo sì verso la conclusione, perché c'è anche chi è venuto da lontano, però Giorgio Franceschi doveva una risposta telegrafica, se possibile. Anche per dare un segnale di ottimismo, no, un grande successo, c'è grande consapevolezza, c'è anche il legislatore europeo che sta spingendo in questa direzione, tutti stanno cercando un'economia sostenibile, adesso poi bisogna metterla in pratica. Grande successo. Grazie. Domanda del Novax. A me è capitato una cosa curiosissima, e cioè che stavo in rianimazione e ho avuto un momento di ribellione negazionista. Non so da dove fosse arrivato, era proprio nel periodo, diciamo, del... E mi sono levato il casco, cioè a un certo punto, una notte, ho detto qui non sta succedendo niente, stavano tutti... poveretti, tutti intubati, quindi intorno a me, luci soffuse, eccetera, non sta succedendo niente, ci raccontano un sacco di balle, non è vero, e è cresciuta una rabbia sorda che mi ha fatto togliere il casco. Dopodiché sono arrivate in tre, una si è spaventata, un'infermiera, mi ha detto se ci riprovi un'altra volta ti do un cazzotto, ti faccio sentire l'odore del sangue, così ti passa la voglia, perché ovviamente loro sono spaventati, io anche. E dopo ci ho riflettuto, secondo me è la grande paura, cioè è una ribellione che nasce dalla non accettazione del fatto che puoi essere esposto, e a un certo punto ti sembra tutto così assurdo, tutto così surreale, tutto così imposto dall'esterno, che ti esce questa cosa. Quindi dentro lì ci sono tante posizioni, alcune vanno rispettate, altre vanno combattute. Il punto vero è che bisogna destrutturare la paura, la puoi destrutturare solo accettandola, non c'è niente altro da fare. Grazie Andrea, a spunto per un prossimo libro. Ecco, mi pare che qualcuno chiedeva prima, qualcuno di voi, il futuro come lo vediamo, come lo vedo io in questo momento, anche nel mio ruolo direttore di un santuario. E beh, permettetemi una confessione che penso che sia più che giustificata in questo contesto. Io mi trovo a combattere da mesi, dico proprio combattere tra virgolette, anche se cerco di non essere violento evidentemente, con non poche persone Novax per motivi morali. Per motivi morali, quindi per quelle chiamiamole pure fake news oppure mezze fandonie quantomeno, secondo le quali i vaccini sarebbero fatti con i feti abortiti volontariamente da donne che sono state ingravidate apposta per eccetera eccetera. Io mi trovo a combattere con queste persone. Io mi sto facendo l'idea che i devoti sono brave persone, ma i devoti, no, non tanto. Non tanto. Oltretutto giocano sul fatto che non hanno nessuna voglia di approfondire l'argomento. Semplicemente combattono con armi che sono quei video trasmessi via WhatsApp da agenzie più o meno sette, più o meno cattoliche, come sappiamo bene, che alla fin fine non danno nessuna spiegazione, insomma. Però piuttosto che approfondire l'argomento, ecco, credono a queste cose. Tant'è vero che con Diego ci siamo ridotti qualche mese fa a fare una pagina sul settimanale diocesano per cercare di chiarire questo argomento proprio dal punto di vista morale. Io vi confesso, al santuario ho ridotto quella pagina in un volantino una domenica, ho messo a disposizione dei fedeli, abbiamo 5 celebrazioni, quindi c'è anche parecchia gente. Dopo la prima celebrazione sono spariti tutti i volantini. Abbiamo persone che fanno la sorveglianza sulla porta della chiesa, è entrato un signore e ha portato via tutto. Cioè, quella violenza Novax arriva anche a queste forme che non saranno molto violente, però insomma rientrano sempre in quel filone. A sto punto io mi sono ridotto a predisporre semplicemente una descrizione che presenta le modalità con cui si fanno i vaccini.
le ho messe giù in maniera molto embrionale, molto semplice, ma addirittura banale, probabilmente incompetente, perché dobbiamo fare i conti con una cosa, con un dato di fatto. Beh, ogni professione ha il suo linguaggio, evidentemente. Un linguaggio così particolare, così incomprensibile per l'uomo della strada come quello della medicina, penso che non ci sia. Penso che non ci sia, con tutto il rispetto per la... No, ecco, per cui io penso che queste persone che giocano su queste fake news, eccetera, approfittano del fatto che non c'è una spiegazione semplice di come vengono fatte queste terapie, questi vaccini, come vengono prodotti. E questo rimane il terreno fecondo per la diffusione di fandonie, alla fin fine. Tant'è vero che allora mi sono ridotto a mettere giù in maniera molto banale, ripeto, le modalità con cui si producono. Le ho fatte confrontate con la dottoressa Refatti, che con lei conosce, no? Dico, tanto per non dire stupidaggini, insomma, quantomeno, non so se c'è anche qui, ecco. E le abbiamo passate al vescovo e mi ha detto, vabbè, sarà opportuno farle conoscere, anche perché non dimentichiamo che a livello ecclesiale noi abbiamo anche dei rappresentanti preti religiosi, i quali, per quanto riguarda proprio la diffusione di queste false notizie, sono in prima linea, purtroppo, anche nel nostro Trentino. Anche nel nostro Trentino. E quindi, ecco, questa è una delle lotte che mi trovo ad affrontare per il futuro, insomma, ecco. Grazie Don Piero, ho introdotto un altro tema che è quello della buona informazione di cui parla nel libro Ciro Fusco e anche della cattiva informazione. Inviterei brevemente il vicario generale Don Marco Saiani, così torniamo con il suo saluto anche a parlare dell'informazione di Vita Trentina, del servizio diocesano che, ripeto, riprenderemo tra qualche settimana. E avete visto come i temi ci farebbero star qui ancora a lungo, insomma, magari ci daremo altri appuntamenti. Vi ringrazio in anticipo. Cosa dire? Niente da aggiungere. Volevo solo ringraziare gli autori di questo libro, anche perché forse sono una riparazione per la Chiesa, nel senso che siamo stati colpiti e smarriti durante la pandemia e non siamo riusciti a dire tutte le parole di consolazione che potevamo dire come Chiesa. Siamo stati un po' afoni. Siamo stati forse un po' più bravi dal punto di vista caritativo, ci siamo attivati per dare ospitalità anche ai tanti infermieri e dottori che sono venuti qui durante la pandemia e ci siamo dati da fare per trovare alloggi anche in certe canoniche, in certi ambienti. Abbiamo raccolto anche fondi per aiutare le famiglie e le persone. Forse sono mancate proprio le parole di consolazione e questo libro può essere una riparazione. Parole di consolazione e di resurrezione. Ecco, qualche parroco è anche stato colpito dalla sua situazione in un paese. A causa di una festa è scoppiato un focolaio, un paese non tanto grande, sono morte 40 persone in quel paese lì, 40 persone, e i familiari colpiti a loro volta dal Covid non potevano partecipare, perché si poteva partecipare solo come parenti stretti, no? Ecco, e dalle finestre delle case un po' più vicine al cimitero appariva qualcuno e partecipava alla preghiera, il sacerdote era da solo, ecco, a benedire le salme. Ecco, ci sono episodi anche nelle nostre comunità che sono ancora presenti nella mente di tante persone, e alcuni parroci sono testimoni di esperienze fatte, ecco, molto toccanti. Quindi ringrazio voi autori di questo testo, ringrazio il direttore del settimanale, direttore della cooperativa Simone Berlanda e l'amministratore delegato che hanno pensato anche a questo testo, alla pubblicazione di questo testo. Ringrazio tutti i nostri ospiti qui, le testimonianze che ci hanno dato, ecco, la dottoressa e voi autori e tutti i presenti. Grazie di essere venuti a partecipare a questa presentazione.
e buon proseguimento a tutti voi. Grazie Don Marco di queste parole, insomma un libro riparatore. Ecco, il saluto finale lo dà proprio Marcello Predelli, vi ricordo che poi il libro è disponibile e gli autori possono anche firmare le copie, penso, per chi vuole. Prego. Allora, grazie a tutti voi in sala, grazie agli autori che hanno aderito a questo progetto e questo nuovo marchio editoriale che si è voluto dare Vita Trentina per la diffusione nazionale non poteva cominciare sotto auspici migliori. E quello, c'era bisogno di una nuova casa editrice, c'era bisogno di un nuovo marchio editoriale? E direi di sì, ma semplicemente senza alcuna presunzione, nel senso che siamo in una società in cui molto rapidamente i vuoti, quando si creano, si riempiono. Se non li riempiamo di buone notizie, etimologicamente la parola Vangelo è proprio questa, e ci riempiamo di cattive notizie fondamentalmente. Quindi il nostro sforzo, soprattutto come progetto editoriale, è proprio questo. E ringrazio veramente tutti, ringrazio la dottoressa che ha fatto un elenco di nomi, perché voglio dire, rendere così umano un tornado emotivo come quello che possono aver vissuto, penso che sia stato una cosa veramente, veramente bella. E concludo semplicemente dicendo che in questo periodo io sono stato colpito da diversi lutti che mi hanno fatto pensare, insomma. Abbiamo pubblicato in particolare due libri recentemente in cui anche il lutto può diventare una buona notizia. E sentivo tante persone intorno a me che mi facevano le condoglianze, ma dicevo, soprattutto persone con cui ho condiviso un cammino anche cristiano, ma cosa è successo? Abbiamo scherzato fino adesso? Nel senso che la speranza noi l'abbiamo profonda, e quello che noi andiamo a dire, quello che vogliamo comunicare, è proprio che gli occhiali del cristiano sono diversi e possono dire qualcosa a tutta la società, non solo a raccontarcela fra di noi. Ed è per questo che abbiamo voluto proprio lanciare questo progetto. Quindi grazie molte agli autori, grazie a voi per la vostra testimonianza e buonasera a tutti.